aspirante che per il futuro vuole impegnarsi ancora per garantire a tutti i nostri giovani il diritto di praticare sport gratuitamente ed in strutture adeguate. Adesso devo pescare il microfono perché... Ah, c'è la Presidente! E il premio Rosa Camuna va a Giuseppe Marotta! Sono nato a Varese, quindi cresciuto anche in Lombardia attraverso anche quel percorso di crescita che voi avete decantato, poi chiaramente ho fatto altre esperienze in altre città italiane, però devo dire che l'esperienza vissuta in Lombardia mi è servita tantissimo, perseveranza, coraggio, umiltà, avete citato voi, sono i valori sicuramente che mi hanno accompagnato, ma direi che questo mi è servito soprattutto per diventare un primis uomo e poi professionista del calcio. Quindi ho tratto beneficio appunto dal vivere in Lombardia, vivere questi sentimenti che sono poi anche vicini a quello che è l'identità dell'essere lombardo. Mi sento molto lombardo, prima Varese, poi adesso Milano, e quindi chiaramente ricevere questo premio significa ricevere un premio tra i più belli della mia carriera. Negli ultimi anni ho vinto parecchio, quindi ho avuto la possibilità di ricevere tanti premi, però questo sicuramente è un premio che mi ricordo. Magari no. Quasi solo due, smetti di vincere a passare lì. Cosa dice? Ma no, no. Ormai il mio percorso è quasi finito, dopo lì ho finito per lui il posto. Beh, questo è un altro ulteriore orgoglio. Noi abbiamo cercato di creare uno zoccolo duro come Inter, Atalanta, sicuramente faccio complimenti anche a Antonio Percassi che al di là del rapporto di amicizia che mi lega è sicuramente uno dei dirigenti più importanti nello scenario del calcio, è riuscito veramente a raggiungere passo dopo passo, anno dopo anno, la vetta del calcio europeo, e quindi questo è un grandissimo merito, ma dimostra ancora una volta come l'identità bergamasca, quindi quella lombarda, è sempre quasi vincente. E poi devo dire anche che sottolineo come anche nella nostra Serie A, composta da 20 società, oggi ci sono 5 squadre in Serie A lombarde e potrebbe arrivare una sesta, che è quella della Cremonese, e di conseguenza proprio dimostrazione che ancora una volta come il nome della Lombardia è sempre in primo piano. Io ho un pochino che ha detto, insomma, ma com'è la Fontana? Allora, innanzitutto noi tutti e tre avevamo un comune denominatore che era il liceo classico, abbiamo frequentato chiaramente l'età diversa e poi ci siamo trovati a giocare a calcio. E Attilio era sicuramente, lo vedete anche dal fisico, essendo smilzo riesce comunque a essere veloce, agile, dicevo che io correvo più di lui, però eravamo dei giocatori molto bravi, eravamo dei giocatori modesti, poi ci siamo ritirati e ognuno di noi ha fatto la sua carriera. Grazie, grazie.